E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui andrò a leggere le modifiche dell'artefatto per chi non avesse ancora imparato o per i non vedenti. Iniziamo quindi subito con la prima che si chiama... Ma cos'è successo? Qualcosa mi è arrivato in faccia, ma... È forse una nuova esotica? Esattamente! Oggi ragazzi andremo a giocare con l'incredibile maschera di Bakris, il nuovo casco esotico dei cacciatori. Ma andiamo a vedere cosa ci permetterà di fare questo prodigio ingegneristico. Attivo solo quando utilizziamo la sottoclasse della Stasi, il suo perk sostituisce la normale e ormai obsoleta schivata con un nuovo, più veloce, più potente e migliorato scatto. E già vi vedo voi veterani di D1 a sfregarvi le mani per il vostro amato blink sul cacciatore. No! È un'altra cosa. Lo scatto ci permetterà di teletrasportarci istantaneamente a distanze siderali, ma c'è solo un modo per comprenderlo a pieno, provarlo. Oh, finalmente torniamo con un bel video in crogiolo. Da quanto tempo è che non tornavamo in questo incredibile crogiolo che adesso, tra l'altro, è anche cambiato, è diventato un ghiacciolo, non so, vagante nel mondo di Europa, di Destiny. Stiamo un pochino facendo casino, ma ragazzi, siamo qui, incredibile. Per provare questa fantastica maschera di Bakris che adesso vi farò subito vedere come funziona. Così. È fantastico, avete visto tutti, quindi basta, ci vediamo nel prossimo video. Il bello di questo pezzo, che poi è anche la differenza con una schivata normale, è il fatto che, a parte che fa molta molta più strada lo scatto rispetto alla schivata, mamma mia la gente che c'è qua. Vabbè, se lo fate contro un muro però stranamente non funziona, non so per quale motivo, deve essere sicuramente un bug. Rispetto alla schivata che comunque deve fare l'animazione per funzionare, questa non ha praticamente animazione, non fa niente. Oh, madonna, guarda che urto quando mi rimanga direttamente one shot. Quindi tutta la combo del fatto che fa un sacco di strada, è invisibile, non ha praticamente un tempo, cioè è istantaneo tutto il discorso dello scivolamento. Lo rende assurdo, cioè vedete, ero one, sarei morto tantissimo, svariate volte. E invece sono morto tantissimo, svariate volte. E il tutto va accompagnato alla sottoclasse della Stasi, quindi 1 e 2, morite per favore. Amico Fritz verrà adesso torturato dal tornado. Ecco una pratica dimostrazione di come il tornado killa. Vediamo se il tornado riesce a fare una doppia, una pratica dimostrazione di una doppia. No, non ci siamo arrivati, ma lo scopriremo nel prossimo episodio. Non so di cosa, non me lo chiedete perché. Io vi sterminerò dal primo. Nice. Pum. Non ho il COVID. Fugo. Tra l'altro, nemmeno a dirlo, ma ovviamente se lo usate in combo con un pompa diventa veramente qualcosa di assurdo, perché vi tippate in giro per la mappa, la gente non capisce niente. Ciao, trippone per loro, crepi, grazie. No, finiti i colpi. Muro. I'm invisible right now. Cucù. Is there someone? Ops. Ehi, ma che facevi lì? Birichino. Muori, grazie, gentilissimo. Whoop, via. Per esempio, proviamo a scappare da questo avvocato tempeste. Sperimentiamo insieme la potenza della maschera Fuggi di Bakris. Non è così potente a quanto pare. Ma lo sapete perché mi sta uccidendo sempre questo Martin Bis? Che è quello che mi ha appena ucciso con l'avvocato tempeste? Mi sta uccidendo sempre lui perché... Scappo. Perché il caro amico ha l'emblema del Bungie Store di questa stagione. E voi vi chiederete, ma cosa c'entra? Beh, non so se lo sapete, ma l'emblema del Bungie Store di questa stagione vi conferisce poteri inimmaginabili. Muori. Non l'ho visto, stavo per fare la schiva. Vedete, è sempre lui che mi uccide. Per quale motivo? Perché questo emblema vi conferisce poteri inimmaginabili. E se voi ci seguiste su Instagram, sapreste che noi abbiamo fatto un incredibile giveaway in cui regalavamo quell'emblema. Quindi avreste avuto la possibilità di essere incredibilmente forti. Ma a quanto pare... solo uno di voi è riuscito a compiere questa incredibile impresa. Ops, sei stato congelato dal mio tornado. Fuggi e veleno. Easy. Proprio... ce l'avevo dietro. Sempre vedete, ragazzi. È una legge. È proprio... è l'unico con quell'emblema e è l'unico che mi killa sempre. Nel senso, non è che lo dico io, eh.
Tra l'altro io vi ricordo che questo pezzo esotico, ma in generale tutti i pezzi esotici nuovi o anche quelli vecchi, si droppano dai settori perduti leggenda o maestro, dipende dalla difficoltà in cui le fate, facendoli in solo. Se non riuscite a farli in solo, trovate... Che cazzo sta? Niente, sono fuggito nel dubbio perché non ho visto. Però ce l'ho dietro. Oh no! Oh no, please! Ok. Sempre lui! Dicevo, se non riuscite a fare in solo i settori perduti, trovate innanzitutto le guide, tutte quante le guide di tutti i settori perduti, quasi tutti i settori perduti che sono usciti, perché ancora alcuni dobbiamo completarli, ce ne stanno alcuni che sono addirittura buggati, però in generale trovate parecchie guide a riguardo, ma se proprio anche seguendo queste incredibili guide non riusciste a completare il suddetto settore, io vi ricordo che in descrizione, qui sotto trovate il link di Blazing Boost che vi offre servizi di questo tipo, vi aiuta a prendere mille voci, anarchie, qualunque armi ottenibili tramite qualunque attività un attimino più impegnativa. Oppure se vi serve, non so, un faro alle prove, se vi serve un boost nella classifica competitiva, trovate tutto quanto su Blazing Boost. E questo ha visto che stavo prendendo di mira il nostro amico Martin Beast e ha detto no, tu non puoi. Questo è ovviamente il suo vice, che ha comunque un emblema poco ricercato. I wanna be just a tumor with this incredible fucil at linear fusion. I'm jumping, I'm shivering, you're respawned, I'm so sorry man. Non ha sparato, cazzo. Ehi tu. Ehi tu, io tra poco avrò la super. Vedete che vuoi fare. Se mi vuoi pushare, niente, no, dovevi pushare quando eri ancora in super, però sennò non c'era soddisfazione. Qui c'è gente, qui c'è gente. What a spam! Uno e due! Non ho fatto tempo ad arrivare per terra. Devo dire che questo è un grande limite delle schivate dei cacciatori. In generale non le potete fare se non siete in aria. Se ci pensate è un grande limite. L'unico personaggio che poteva farlo in Destiny 1 era il titano con i bastioni del crepuscolo. In Destiny 2 è lo stregone con la incredibile... Quell'uomo sta fermo. Oh no! Mi ha presa paurissima. Oh no! Oh no, aspetta! Quello là l'avete visto, se non fosse arrivato Trance della Tempesta, era Martin Beast. Wow, wow! No, questo è un amico. Questo è un nemico. E io fuggo. No, non volevo fare questa cosa, fuggi. Ma che quanta strada ho fatto. Mi sono ritrovato sulla Salerno Reggio Calabria in un niente. Help, help, help. Ho bisogno di altre schivate. Tantemeno di più. Sicuramente una grossa limitazione è il fatto che si può usare solo con la sottoclasse della Stasi. Ed è una cosa che io non avrei fatto molto, perché in realtà incita parecchio ad utilizzare la Stasi. E dato che penso, come abbiate sentito in giro, non è molto amata in Crogiolo, non so quanto sia stata un'ottima scelta. Tu congelerai, bravo. Tu sei un amico. Tu sei morto. Dammi le munizioni. No. Ce ne sono due. Bene. Shuriken! Io credevo in te, però, amico mio. Fedelipo. No, chi è? Eren Fighter! Ma ragazzi, Eren Fighter lo conosco. Ecco, scusa, non volevo Light. Non scherzavo, non lo conosco Eren Fighter. Potrei comunque dire a mani abbastanza basse. Diciamo altezza, non so, coccige più o meno. Forse anche ginocchia. Che questo potrebbe essere il pezzo esotico migliore che hanno aggiunto. Io non mi ero minimamente accorto che questo fosse una super attiva. Perché in realtà quelli più interessanti sembravano quelli per il titano, che poi si sono rivelati essere un po' così, nel senso che si è scoperto che hanno tantissime limitazioni. Nel dubbio scappiamo. Ma magari lo scopriremo meglio in un video dedicato, se il gioco decide di farmene droppare, perché per cercare di droppare le braccia del titano mi sono fatto 8 settori, ma non ne ho viste nemmeno l'ombra. Go go ghiacciolo. Go go ghiacciolo. Tu che fai? Cucù.
Si vede che in questa parte si è vista molto la mia skill di primaria, perché l'ho usata parecchio comunque, quindi ci sta. Anche se faccio fatica un po' a utilizzare un pompa, perché è un'arma difficile da utilizzare comunque, eh? Serve una certa skill. Eden arrivo solo. Ah no, è morto. Niente. Rippone per Eden. Fuggi. Shuriken sullo spigolino. No, no, no. Bam. Ho preso qualcuno? No. Guarda. Lui stava chiuso sotto allo scaffale della cucina. Comunque vi devo svelare un segreto. Ogni volta che prendo un resto della culo mi sembra che mia madre entri in camera e mi dica qualcosa, ve lo giuro. Mori, mori. Niente, siamo troppo forti ragazzi, non si riesce a fare una partita senza clemenza. Ok ragazzi, quindi questa era la maschera di Bakri. Se avete visto che non è per niente male. L'unica cosa appunto va usata con la sottoclasse da Stasi, che non è probabilmente la migliore, che ha il cacciatore. Però come movement non gli si può dire assolutamente niente. Sono molto curioso di provarla nelle prove, quindi vi ricordo che probabilmente stasera o comunque in questo weekend saremo in live con le prove. Quindi penso che non c'è nient'altro da aggiungere. Noi ci vediamo alla prossima, ciao. Siamo la tua salvezza.